Nemici e nemiche della muffa, benvenuti alla 25esima puntata di Mai Dire Muffa, la prima rubrica dedicata ai trattamenti antimuffa, spiegata facile e senza peli sulla lingua. Allora, dopo la puntata fiume di ieri sulla garanzia, oggi vorrei tornare a parlare di argomenti un po' più leggeri e magari anche più tecnici, quindi oggi ti vorrei dare qualche consiglio utile per gestire al meglio la situazione muffa e usare i migliori prodotti. Allora, devi sapere che una delle domande più gettonate che riceviamo dopo che magari facciamo la valutazione riguarda l'estensione dell'aria da trattare con questi prodotti quando ho un problema di muffa. Mi spiego meglio. La prima domanda che il cliente ci pone quando gli spieghiamo come funzionano i prodotti termici e come devono essere utilizzati è: ok, ma se io ho un puntino di muffa in quell'angolino lì, perché devo fare tutta la stanza? Ecco, l'obiettivo di questa puntata è proprio chiarire una volta per tutte questo eterno dilemma, perché effettivamente molti, come dire, non capiscono, e magari potrebbe esserci il pensiero che qualcuno voglia venderti più materiale di quello di cui hai bisogno. Non è così, ovviamente. Allora, facciamo una piccola premessa riprendendo quello che già ho spiegato sulle pitture termiche. Allora, la pittura termica non è un prodotto che ti alza la temperatura della stanza perché ha delle proprietà magiche al suo interno. Abbiamo detto che la pittura termica riesce a isolare un ambiente perché usa il principio della riflessione del calore. Quindi dentro la pittura ci sono delle microsfere che possono essere di vetro o di ceramica. Quando io ho trattato l'intera stanza con questo materiale, il calore, invece che disperdersi nella parete fredda, rimane, come dire, intrappolato più a lungo, come se stessimo ragionando in un termos dove metto un liquido caldo, e il tutto funziona perfettamente. Però questa cosa è abbastanza semplice da capire e da attuare quando magari abbiamo una stanza che è colpita in più punti e quindi ci viene abbastanza spontaneo pensare che dobbiamo fare tutta la stanza. Questo concetto invece giustamente è più difficile da accettare quando magari il problema è un po' più lieve. Ovviamente considera che il trattamento viene sempre modulato in base alla gravità del problema, quindi non è che si mettono quattro prodotti della massima qualità se hai un puntino di muffa, però ci sono delle regole di base che devono essere seguite e questa è una di quelle. Quindi se abbiamo capito che il prodotto termico o perlomeno il ciclo termico, che è più corretto definirlo così, funziona a patto che io ho un ambiente totalmente isolato, immagina se tu hai, per dire, la stanza riscaldata e apri la finestra, arieggi, ok, però disperdi il calore. E qui la stessa cosa, quindi potremmo fare miliardi di esempi simili. Quindi torniamo al nostro puntino di muffa. Cosa succede se noi facciamo un intervento chirurgico? Perché molti che hanno richiesto la valutazione hanno magari anche utilizzato dei prodotti termici, però li hanno usati o sul consiglio di chi gliel'ha venduti o sulla loro idea di che si erano fatti. Quindi se tu hai un muro freddo, in quel puntino lì era ancora più freddo e quindi la tua muffa si è formata solo lì. Quello che si è verificato in molti clienti è stato che l'aria colpita da muffa si è spostata dove non hanno messo la pittura termica. Cioè tu fai l'angolino soltanto lì, la muffa si sposta un po' più là. Questo è il primo effetto collaterale. E che dire, questa cosa la impari sulla tua pelle e quindi magari continui a inseguire la muffa pennellando tutte le zone circostanti. E quindi poi si scopre che magari era utile fare almeno il muro freddo. Però c'è da dire una cosa: anche se io tratto il muro freddo, ho un forte rischio che il problema mi potrebbe spostare di nuovo. Cioè, fondamentalmente tu puoi fare quello che vuoi, però devi sapere che le regole del gioco sono queste: dove tu non metti i prodotti termici sei potenzialmente a rischio di muffa nuovamente, come che tu appunto ti copri col maglione ma una manica rimane fuori così perché reputi che non serve. Quindi è vero che quando ho un puntino di muffa non devo fare un trattamento super potente, però è vero anche che sarebbe consigliabile, se ci vogliamo levare il problema una volta per tutte, di trattare l'intera stanza, almeno l'ultima fase del trattamento, che prevede solitamente la pittura termica, di farla su tutta la stanza. Quindi sicuramente non faremo grossi investimenti del prodotto di fondo, disinfetteremo dove necessario, però te lo dico proprio con il cuore in mano: se vuoi chiudere la tua faccenda devi trattare la tua stanza con due o tre passate di pittura termica,
Poi non entro nel merito del prodotto, perché poi potresti utilizzare una pittura termica economica e allora lì servirebbe una mano in più. Il nostro ciclo è ragionato sulla base del problema, quindi potrei consigliarti quale prodotto usare solo se vedo la problematica. Però la teoria, che ormai avrai imparato anche tu, è che sicuramente il tutto passa per una finitura a base di buona, possibilmente, pittura termica. Ti consiglio sempre di non risparmiare su questo prodotto, perché è un lavoro che fai una volta nella vita e andrebbe fatto bene. Quindi, ricapitolando, l'applicazione di prodotti termoisolanti sulle pareti non funziona come quando si pittura, quindi quello che vedo è fatto e quindi ho risolto perché vedo bianco. No, non è così. Si attua appunto questo principio di riflessione di calore. Immaginati questa particella di calore, anche se non è giusto descriverla così, che però viene spostata da parte a parte, ma che rimane sempre nella tua stanza. Facendo così tu hai ottenuto il 100% del potere isolante. Attenzione però, non è che se non segui questa legge ti succederanno le peggiori cose della vita, nel senso che qualora tu facessi un lavoro chirurgico potrebbe anche andare bene, però nessuno ti potrebbe, nemmeno io, dare garanzie di risultato. Non ti nego che qualcuno ha anche risolto in questa maniera, o almeno crede di aver risolto dopo magari la prima stagione. Il consiglio che io do, e questo era l'obiettivo della puntata, è farti capire che non vale la pena sicuramente fare un lavoro chirurgico e possibilmente dovresti archiviare la pratica. Quindi spero di esserti stato di aiuto, e ti auguro una buona giornata e ci vediamo alla prossima puntata di Mai Dire Muffa. Ciao da Giuseppe.